Niente paura perché poi ritornano, eh? Jubilate Deo di Delfino Terminio. La tenerezza di Dio da sempre accompagna l'uomo. La tenerezza di Dio in Cristo si è fatta prossimità e condivisione del nostro cammino di ogni giorno. Ed allora non resta che gioire, non resta che lasciare sfogo all'esultanza, perché la scoperta dell'amore tenero, fedele e sempre accogliente di Dio cambia la nostra vita, la rende degna di essere vissuta, ci dona la garanzia di un amore più forte del nostro male. In questo brano la gioia sembra esplodere con forza, le voci si rincorrono, la festa è percepibile, l'esultanza sembra riempire ogni nota. Bisogna davvero ringraziare il Signore e gioire con il mondo intero, ma bisogna anche servirlo nella gioia, cercando il suo volto in quello dei fratelli, in quello degli ultimi. È quello che i cavalieri e le dame del Santo Sepolcro tentano di fare nella terra dove Gesù è passato, dove ha camminato operando segni e prodigi, dove il Calvario e il Sepolcro vuoto ci parlano della nostra salvezza. In questa terra, dove l'amore si è incarnato, c'è ancora tanto bisogno d'amore e di perdono. C'è bisogno di persone che sappiano testimoniare questo amore e questo perdono. Jubilate Deo, un coro a quattro voci dispari. Nasce la voglia di cantare al Signore per tutta la vita
di esprimere nel canto la gioia che nasce contemplando l'amore di Dio per ciascuno di noi. La nostra società oggi è diventata triste, ha cancellato il bisogno e il desiderio di dire grazie, ha cancellato il sorriso, l'attenzione verso gli altri. Compito dei cristiani è invece proprio quello di cantare nel cuore lasciando trasparire sul volto la gioia che nasce da questo. Compito dei cristiani è lasciar vedere sul proprio volto la gioia di chi sa di non essere mai solo, di chi sa che tutto può in colui che gli dona forza. La testimonianza del sorriso, della gioia, della serenità è quello di cui il nostro mondo ha davvero un grande bisogno. A tutti noi, a voi, dame e cavalieri, come singoli e come ordine, l'augurio di trovare sempre nella preghiera, nella parola, nei sacramenti, nei pellegrinaggi in Terra Santa, la forza e il coraggio di testimoniare la gioia e di lasciar cantare il cuore. Cantavo Domino, coro a quattro voci dispere.
lasciamo la voce soltanto all'organo che è splendidamente guidato, suonato, fatto vibrare da Henry Carucchi. Anche lei non ha bisogno di presentazioni, la conoscete tutti, è bravissima, ha suo attivo ormai non so più quanti titoli, diplomi, eccetera, eccetera. E soprattutto una grande amica, ci aiuta, ci segue nelle prove e davvero ha una, direi, una propensione naturale, una capacità innata di suonare. È la sua vita e lo sa dimostrare davvero pienamente. Questa sera ci propone il concerto in fa maggiore di Tommaso Giovanni Arminoni, che è vissuto a Venezia nel 1600, dal 1671 al 1751 e che è stato un compositore violinista italiano nato appunto nella Repubblica di Venezia, che allora apparteneva alla stagione del barocco. Visse sempre a Venezia, anche se viaggiò molto, e di cui si ricordano almeno due viaggi a Firenze nel 1703 e nel 1722. Recentemente è stata scoperta, grazie al ritrovamento dei documenti dell'epoca, anche una sua permanenza nella vicina città di Clusone, nella Bergamasca, che allora apparteneva alla Repubblica di Venezia. La sua musica strumentale attrasse fortemente l'attenzione di Johann Sebastian Bach, che scrisse almeno due fughe su temi di Arminoni e usò i suoi bassi per armonia come esercizio per i suoi studenti. Le sue opere, inoltre, furono sempre considerate all'altezza di altrettanti famosi compositori a lui contemporanei come Corelli e Vivaldi. Le sue 10 raccolte strumentali furono pubblicate con molto successo in Italia, ad Amsterdam e a Londra, riscuotendo un notevole successo in molte corti e famiglie nobili dell'Italia meridionale. Il concerto in fa maggiore segue lo schema tipico del concerto barocco, composto da tre tempi: l'allegro iniziale, brillante e solenne, il secondo tempo, una breve cadenza di collegamento al brano successivo, il terzo tempo, una gira. Io ho fatto una grande confusione, Enrica Ronchi sarà sicuramente più brava di me, le lascio la parola. Thank you.
il signor delegato, questa volta ho imparato, vuole raggiungerci, sono lieta di cedergli il microfono così che possa illustrare la finalità della serata. Grazie.